quando ti porterò dove non c'è sole. Con le ali del cuore ti farò volare fino a su. Di porco Dio. Che giornata qua, guarda. Speriamo che non lo troviamo nervoso. Ia, cartolino, lo spedito, come hai detto tu, con 300 punti, E come mai non è arrivata niente? La lavatrice non è arrivata. Io aspettavo a te che ci mettevi una buona parola. Scusate, signora, ma siccome si tratta di una cosa personale... No, un momento, io devo parlare, non ho finito. Ah, senti, mio nipote è stato a comprare motoretta. Vuole il termo, vuole che tu sabato gli fai pigliare il termo, hai capito? Non mi fa cattive figure, non cominciamo a fare capriole un'altra volta, Ho finito. San Gennaro, tu il mio pensiero già lo conosci. Abbiamo parlato tante di te in questi giorni che forse ti hanno fischiato anche le orecchie. E poi non per niente sei santo. È ovvero, in passato c'è stata qualche incomprensione fra di noi, ma come si dice, mettiamoci una pietra sopra. Chi ha dato ha dato e chi ha avuto ha avuto. Io sono venuto a parlarti da uomo a uomo. San Gennaro, a Napoli tutti ti vogliamo bene, sei amato, rispettato. Ogni tanto fai il miracolo, ma parliamoci chiaro, nel mondo sei poco conosciuto. No, non voglio dire che non sei considerato, ma ci sono santi più conosciuti di te, forse meno meritevoli, ma che tengano città col loro nome. San Marino, San Francisco, San Tropez. Gennari, con il dovuto rispetto li dobbiamo offuscare a tutti, ma per arrivare a questo dobbiamo fare qualche cosa di grande. Dammi l'autorizzazione e io ti faccio diventare il santo più importante del mondo. Primo in classifica, San Gennaro, che dici? Che dici? Lo so che sei troppo modesto, e allora fallo per Napoli. Noi siamo poveracci e triboliamo, e certamente hai tribolato pure tu, se no santo non ti ci facevano. Adesso c'hai un tesoro. Ma che te ne fai di un tesoro? Tu qua stai bene, non ti manca niente. E invece con 30 miliardi possiamo far cose da far schiattare d'invidia a tutti. Un ponte sospeso fra Napoli e Capri, grandi alberghi per i senza tetto. Eusebio. Che? Eusebio. Ah, e ti compro pure Eusebio. Così vinciamo la Coppa dei Campioni e tu rimani famoso in eterna. Sei contento?
San Gennà, ma tu un segno me lo devi fare, eh? Se no io non capisco nemmeno se mi stai a sentire. Oui. L'isterismo collettivo di questa folla che grida e si contorce in una chiesa sconsacrata del Cilento non si può certo addebitare all'intensità del traffico stradale di questo paesino accovacciato in fondo a una valle e addormentato da secoli. L'isterismo è il germe della pazzia che cova in tutti gli uomini di tutti i tempi. Gli studiosi e la fantasia popolare gli hanno dato nomi ora difficili, ora pittoreschi. Hanno cercato di individuare le cause con metodi scientifici e con le oscure risorse della magia nera. Questi, per esempio, la scienza li chiama tremori, e addebita le loro convulsioni a una determinata carenza proteica. Il popolo invece li chiama tarantolati, ovvero morsi dalla tarantola, essendo la tarantola nel meridione l'incarnazione preferita del diavolo. Si tratti comunque di tarantole o di proteine, eccoli qua con la loro angoscia, la loro folle paura, il loro impotente furore. Cosa gridano? Niente che possa avere un senso qualunque. Cosa chiedono? Niente che possa essere chiesto da una creatura umana. Cosa esprime dunque la loro periodica pazzia? Niente di più di ciò che esprime la pazzia universale quando odia, quando ama, quando adora, quando uccide, quando bestemmia e quando prega. Patetico nella pazzia oppure tragico nell'umiltà, l'uomo è sempre un timido attore che dà spettacolo del suo sgomento. E quando flagella la sua carne recitando una parte che anche la Chiesa rinnega, attende con disperata inquietudine che un applauso gli giunga dal cielo. Shira de Franca in Portogallo, un atto di assurda umiltà continua a sfidare da anni l'interdizione del vescovo. L'immagine di una santa salirà tra poco questi gradini che i fedeli lavano con la lingua insanguinata. Mattina del Sabato Santo, nella chiesa di Cocullo, in Abruzzo, centinaia di fedeli, vecchi e giovani, sani e malati, tirano da secoli con la bocca la catenella di questa campana in segno di giubilo. Recentemente un nuovo parroco voleva abolirla, ma tutto il paese è insorto minacciando di abbandonare la chiesa. Caraminal, nella Spagna meridionale, è uso comune comprarsi la cassa da morto con un ragionevole anticipo sul previsto e partecipare a una specie di prova generale delle proprie esequie. Ma se durante il percorso ciascuno conserva quell'orizzontale compostezza che la situazione richiede, una volta in chiesa risorge per rendere grazie al cielo di avergli conservato la vita. We'll be right back.
mattina del sabato santo a Sarsina, in Puglia, si svolge la tradizionale affrontata. L'affrontata è la statua della Vergine che cerca di sottrarsi appunto all'affronto dei fedeli che le gridano di togliersi la veste nera perché suo figlio è risorto. Ma la Vergine è incerta, ancora non osa crederlo, mentre la folla grida va avanti e indietro con materno sgomento. Ma poi si convince e si strappa il manto del lutto tra un uragano di applausi. Avete visto che figlio mio è un buon uaglione? Eminenza, e adesso il tesoro è veramente di Napoli. Sì, figliolo, hai ragione. XVII secolo si scatenò spietata e violenta la lotta contro quegli esseri mostruosi assetati di sangue che le cronache del tempo chiamavano vampiri. I fratelli trovarono la forza di accusare i fratelli e i padri i figli perché la terra fosse purificata da quell'orrenda razza di feroci assassini. Ma prima di metterli a morte, la giustizia umana, anticipando il verdetto divino, bollò per sempre le carni maledette di quei mostri col segno rovente di Satana. Asa, della stirpe dei principi Vaida, questo sacro collegio degli alti primati di Moldavia ti ha dichiarato colpevole. Io, secondogenito dei principi Vaida, come grande inquisitore ti condanno e come fratello ti ripudio. Di molte colpe ti sei macchiata per soddisfare il tuo satanico amore con il servo del demonio Igor Yavutich. Possa il Dio aver pietà della tua anima in quest'ora suprema. Copritele il volto con la maschera del demonio. Inchiodatela! E il fuoco purificatore la riduca in cenere, sì che il vento possa cancellarne ogni traccia.
Sono io che ti rinnego. E sono io a maledirti nel nome del demonio. Su, avanti. Fammi pure inchiodare alla bara. Non sfuggirai ai miei artigli né a quelli di Satana. Gli elementi scatenati delle tenebre sono in agguato, pronti a colpire. Attento, Griepi! Attento, la mia vendetta ricadrà su di te e sulla tua stirpe. Sì, perché sarà nel sangue dei tuoi figli e dei figli dei tuoi figli che io vivrò la mia vita immortale. E saranno essi a ridarmi la vita che tu ora vuoi togliermi. Io tornerò a tormentare e distruggere nelle rocce dei tempi. No, no, c'è, Alfredo, andaci nella mano. Avvicinati casa, Lucia, avvicinati. C'è la mano, da... Thank you.
commissione nominata da questo tribunale ha terminato con attenta cura l'esame degli scritti di Bruno e la rilettura di tutti i verbali di interrogatorio. Col permesso di Sua Santità, chiedo che si dia lettura delle conclusioni a cui essa è giunta. Propongo che sia data la parola a Giordano Bruno, nel caso abbia da fare dichiarazioni di principio. Noi vogliamo la morte del peccato, non quella del peccatore. Abbiamo pertanto concluso di lasciar cadere numerose accuse e di riassumere tutte le altre in 8 proposizioni, che riteniamo senz'altro di natura eretica. Hai scritto contro il Papa e la Chiesa Cattolica. Hai messo in dubbio la verginità di Maria. Hai negato la transustanziazione della carne. Hai affermato che Cristo non era figlio di Dio ma soltanto un mago. Hai sostenuto l'esistenza di mondi innumerevoli ed eterni e che la terra gira attorno al sole. Hai detto di credere nella reincarnazione e non nell'inferno. Hai affermato che perfino i diavoli si salveranno. Hai detto che la magia è lecita e che anche gli apostoli e i profeti erano dei maghi. Queste sono le stesse proposizioni da te già abiurate davanti all'Inquisizione veneziana e sulle quali noi ora ti invitiamo a pronunciare una solenne e pubblica ritrattazione nella chiesa di Santa Maria della Minerva. Non è necessario che decidi subito. Ti sono concessi 40 giorni per riflettere. Frate Giordano Bruno, avete avuto abbastanza tempo per riflettere. Questo tribunale vuol conoscere la vostra risposta alla sua generosa offerta. Hanno detto che i procedimenti usati dalla Chiesa non sono quelli degli apostoli. Quando ho detto che la mia filosofia è la libera ricerca e non il dogma, non ho sbagliato. Ho sbagliato quando ho creduto di poter chiedere alla Chiesa di combattere un sistema di superstizione, di ignoranza, di violenza. Ho sbagliato. Io, quando ho creduto di poter riformare la condizione degli uomini con l'aiuto di questo o di quel principe, ho visto tutti i tentativi che ho fatto. Che mortificazione. Enrico III di Francia. Sangue. Elisabetta d'Inghilterra. Sangue. Rodolfo II d'Asburgo. Sangue. E addirittura il monarca che proclama di sedere più in alto di tutti. Ma che stasera non vedo in quest'aula. Mortificazione. Chiedere a chi ha i poteri di riformare il potere. Che ingenuità. Volevate la mia confessione, l'avete avuta. La confessione di una sconfitta. Ecco i verbali dell'udienza, Santità. Cosa decide Vostra Santità? Desideriamo che il caso sia chiuso e che
che si passi a sentenza. Al più presto. Signor notaio apostolico, avete portato la sentenza? Sì, Eminenza. Avete con voi i due testimoni? Sì, Eminenza. Nelle persone di Francesco Pietrasanta e Fra Benedetto Mandina. E tu, Giordano Bruno, sei pronto ad ascoltare la sentenza pronunciata contro di te dal Tribunale della Santa Inquisizione? Si proceda. Oggi, 8 febbraio 1600, anno del Giubileo, diciamo, pronunziamo, decretiamo, sentenziamo te, Giordano Bruno, eretico impenitente, pertinace e ostinato, e perciò incorso in tutte le censure ecclesiastiche e pene imposte dai sacri canoni, e come tale te degradiamo verbalmente da tutti gli ordini maggiori e minori, e ti scacciamo dal foro nostro ecclesiastico e dalla nostra santa e immacolata chiesa, della cui misericordia ti sei reso indegno. Di più, condanniamo e proibiamo tutti i tuoi libri escritti come eretici ed erronei, ordinando che siano pubblicamente distrutti e bruciati nella piazza di San Pietro innanzi alla grande scalinata, e che pertanto essi siano posti nell'indice dei libri proibiti. Ti consegniamo il governatore di Roma perché tu subisca le debite pene, pregando però efficacemente che voglia prendersi cura della tua persona e che tu non abbia a soffrire alcuna mutilazione di carne o di membra. Dite che paura. Secondo quanto stabilisce la procedura, la sentenza è stata letta pubblicamente all'imputato nella casa di Sua Eminenza Cardinale Madruzzi, sita in Piazza Navona, dal notaio Flaminio Adriano, e ciò viene confermato dai testimoni delegati Francesco Pietrasanta e Fra Benedetto Mandina, i quali controfirmano i verbali dopo averne verificata ed attestata la conformità al testo stabilito da questo santissimo tribunale. Tenete più paura voi. Che ha detto? Avete più paura voi. Ha detto, avete più paura voi. Ha detto, avete più paura voi. È stata una bellissima cerimonia. Ma come devo interpretare questa esortazione alla clemenza? Questa è una cosa che non ho capito. Ma se lo devo bruciare, perché non me lo dite? E se devo invece risparmiarlo, perché non me lo dite lo stesso? Signor governatore, dal momento in cui il Santo Uffizio consegna il prigioniero al braccio secolare, il compito nostro è finito. Ecclesia aborreta sanguine. Farete come la vostra coscienza vi detta. Domani potrete assistere allo spettacolo di una solennissima giustizia di un domenicano di Nola, eretico pertinace, che mercoledì, in casa del cardinal Madruzzi, fu sentenziato come autore di alcune affermazioni sacrileghe, opinioni nelle quali restò ostinatamente e tuttora rimane, nonostante ogni giorno vadano da lui teologo. Questo frate, dicono, sia stato a Ginevra, a Tolosa, a Lione, a Parigi e di là in Inghilterra, e poi se ne passò in Germania, da dove venne in Italia e fu preso. Poi dicono abbia più volte disputato col cardinal Bernardino, il meschino, se Dio non lo aiuta, vuol morire. Mater potentissima, ora pronobis, questa vedica, ora pronobis, turris ebusnea, ora pronobis, donna laurea, ora pronobis, federis arca, ora pronobis, pianua celi, ora pronobis. Thank you.
La Santa Inquisizione, un fenomeno oscuro che dopo secoli di storia si stenta ancora a comprendere. In tutta la Spagna essa infierì sulla popolazione con l'intento di proteggere i fedeli da eretici e miscredenti. Decine di migliaia di persone vennero sottoposte a violenze e uccise in nome di Dio e della fede. Era sufficiente una denuncia o un minimo sospetto per subire arresti, deportazioni, torture e condanne a morte. A capo di questa organizzazione vi era un monaco domenicano, Tommaso di Torquemada. Anche in altri paesi europei, uomini e donne vennero accusati di stregoneria. Migliaia di innocenti furono condannati a morte. I tribunali civili e quelli ecclesiastici agivano in sintonia. Gli inquisitori diffondevano il terrore. Pochi si opposero a questa follia. Tra questi, in Germania, Friedrich Spee von Langenfeld. Torquemada, il grande inquisitore, fu il più accanito persecutore degli eretici. I vasti domini della corona spagnola rappresentavano per lui la vigna di Cristo. Riteneva suo dovere liberarla dalle eresie che la infestavano, anche con la violenza se necessario. Il suo arrivo trasformava ogni città in una prigione. Nessuno poteva più allontanarsi. La sola presenza del grande inquisitore metteva i brividi. Gli stessi titoli di cui si fregiava gli conferivano un'aura di potere. Fratello Tomás de Torquemada, monaco dell'ordine dei frati predicatori, confessore delle loro maestà, il re e la regina di Spagna, capo dell'inquisizione in tutto il regno e nelle colonie, nominato e autorizzato dalla Santa Sede. L'ombra dell'inquisizione si stendeva su tutti i cittadini, che erano esortati a segnalare chiunque desse adito al minimo sospetto. Si invitava a sporgere denuncia anche contro i propri genitori, il coniuge o i vicini di casa. Lo aiutare alla Santa Inquisizione. Es pecar contra Dios y contra su Iglesia. Il grande inquisitore, con le sue omelie, incuteva timore ai fedeli. Chi osava disapprovarlo era considerato un nemico. Il giovane Tommaso di Torquemada entrò a far parte dell'ordine dei Domenicani nel monastero di Santa Cruz a Segovia. In questo luogo presero corpo le sue idee. In questo alto rilievo i Domenicani sono rappresentati ai lati della figura di Cristo crocifisso. Sotto di loro i re cattolici sono in ginocchio davanti alla Madonna. Il pittore Pedro Berughete raffigurò San Domenico nelle vesti di grande inquisitore. Egli siede più in alto degli altri mentre presiede il cosiddetto auto da fe, la cerimonia pubblica di esecuzione dei condannati. Gli accusati sono in basso, circondati da alcune guardie, nudi, privati di ogni dignità e costretti a un processo pubblico umiliante. Il grande inquisitore operò instancabilmente in tutta la Spagna. Nell'arco di 18 anni vennero messe a morte 5.000 o forse 10.000 persone. I roghi dell'inquisizione divennero uno strumento di terrore. L'azione di Torquemada era sostenuta e avallata dalla più alta autorità cattolica. Anno del Signore 1488. Bolla di Sua Santità Papa Innocenzo VIII. Si autorizza fratello Tomás de Torquemada, inquisitore generale di questo regno, a nominare due notai per gli affari dell'Inquisizione. Nel monastero di San Tommaso, ad Avila, fondato proprio da Torquemada, il suo ricordo è ancora vivo. La sua tomba, però, non è ancora stata identificata.
Il coro, che i monaci domenicani usano ancora oggi, ai tempi dell'Inquisizione fungeva da aula di tribunale. Questi religiosi ritengono che Torquemada fosse un uomo retto, la cui decisa presa di posizione risparmiò alla Spagna le guerre di religione che avrebbero insanguinato il resto d'Europa di lì a pochi anni. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. La riconquista delle regioni meridionali della Spagna fu seguita con interesse dal grande inquisitore. I successi militari equivalevano alla possibilità di imporre la fede cattolica. Il culto della croce di Cristo doveva estendersi in tutta la Spagna. Chi non si convertiva doveva essere espulso o ucciso. Il castello del Santo Graal oggi non è che un cumulo di rovine, ma resta un luogo avvolto nella leggenda. Qui i cavalieri dell'Ordine di San Giacomo avrebbero giurato fedeltà alla corona spagnola. Avila era la base operativa di Torquemada. Qui fondò un monastero e in questa città venne sepolto. Le mura e le torri fortificate salvaguardavano l'unità fra la corona e la Chiesa, un'alleanza che aveva assicurato all'Inquisizione un enorme potere. Ancora oggi, qui è evidente il legame fra Stato e Chiesa, nonostante siano due entità del tutto separate. Nella Spagna dei sovrani cattolici, Isabella e Ferdinando, doveva esserci un solo popolo, un solo regno, una sola corona e un'unica religione. Coloro che non condividevano questa visione erano considerati nemici della Chiesa e dello Stato. Torquemada aveva individuato con chiarezza chi fossero questi nemici. Torquemada, ormai temuto personaggio pubblico, era investito delle altissime insegne del potere spirituale. Dopo la cerimonia dell'auto da fè si eseguivano le condanne a morte. Prima veniva celebrata la messa e letti i sermoni, poi pronunciate le sentenze. Quindi entrava in azione il boia. L'atmosfera era sempre carica di tensione. La folla che assisteva non provava compassione per le vittime, ma si faceva coinvolgere in una sorta di rito collettivo per allontanare le forze del male. Chi era stato condannato al rogo come eretico ma si era pentito, veniva strangolato prima dell'esecuzione. Un negativo, invece, cioè chi non aveva confessato, veniva arso vivo. L'Inquisizione operò a lungo. Gli inquisitori si avvicendarono, ma la sostanza del loro lavoro non mutò. Ovunque andassero, portavano orrore e morte. Quest'epoca di terrore trasformò la Spagna, un tempo fiorente, in una terra spiritualmente spenta, un luogo di morte. I crudeli metodi usati per estirpare l'eresia si diffusero rapidamente in tutta Europa, in Francia, Svizzera, Olanda, Inghilterra, Boemia, Italia. La maggior parte delle condanne al di fuori della Spagna, però, ebbe luogo in Germania. Qui le persecuzioni si concretizzarono in una nuova forma di follia collettiva, la caccia alle streghe. Nell'Europa centrale, l'ossessione di preservare l'integrità della fede si univa all'atavico timore delle fattucchiere e dei loro poteri malefici esercitati contro uomini e bestie. Il gesuita Friedrich Spee von Lagenfeld fu padre spirituale di molti condannati al rogo.
È incredibile quanto sospetto, astio e maldicenza regnino fra i tedeschi. E mi vergogno ad ammetterlo fra i cattolici in modo particolare. Le autorità non intervengono e i sacerdoti non ammoniscono chi si comporta male. In effetti è proprio il clero ad alimentare il timore della stregoneria. Tempo dopo, Spee scrisse: sono stato la loro guida spirituale prima dell'esecuzione. Sono tutti morti sul rogo, ma nessuno era colpevole. Uno scandalo che coinvolse la magistratura di Bamberg all'epoca della caccia alle streghe fu la prova che anche il cittadino più onesto, se incappava in questo meccanismo, non aveva alcun modo di salvarsi. Per anni le autorità cittadine avevano applicato leggi molto severe. Le condanne a morte erano all'ordine del giorno. Le streghe erano sottoposte a tortura. Chiuse in gabbie, dette altalene, venivano immerse nell'acqua. Il dottor Georg Hahn lavorava da anni alle dipendenze del vescovo di Bamberg come cancelliere, la più alta carica statale del tempo. Un giorno però sua moglie Katarina e sua figlia vennero accusate di stregoneria. Dai documenti del tribunale risulta che nell'arco di un anno tutta la famiglia Hahn fu sterminata. Il terribile complotto contro il cancelliere fu ordito da persone invidiose della posizione di spicco da lui occupata. Il dottor Hahn, inoltre, aveva osato mettere in discussione l'autorità della commissione sulla stregoneria. Dagli atti del tribunale si comprende la facilità con cui si poteva distruggere la reputazione di un uomo e sterminare una famiglia. Bastò affermare che la moglie del cancelliere fosse una fattucchiera come sua madre e che la figlia avesse confessato di aver fatto sogni osceni. In una fredda giornata di dicembre, gli addetti del tribunale arrestarono Katarina Hahn e sua figlia e le condussero nel carcere riservato alle streghe. A Bamberg era da poco stata costruita una prigione apposita per la punizione e la redenzione delle persone maligne. Si chiamava Malefiz House. Vi erano 27 celle e una stanza della tortura. Su un'iscrizione si legge: questo edificio dovrà fungere da esempio. Chi vi passerà vicino ne avrà orrore. Katarina Hahn, la moglie del cancelliere, venne tenuta prigioniera qui. Il giorno seguente fu sottoposta al primo interrogatorio. Oltre al segretario cittadino, erano presenti due membri della commissione sulla stregoneria. Dai verbali dell'interrogatorio risulta che Katarina negò ogni accusa. Per spaventarla, venne obbligata ad assistere a un supplizio. Friedrich Spee, testimone oculare di tanti episodi del genere, descrisse questo meccanismo perverso. Una volta accusati, non ci si può più salvare. L'interrogatorio cominciava con la cosiddetta prova della strega, che era ritenuta inconfutabile. Una delle tecniche usate consisteva nel premere un ferro rovente sulla mano della vittima. Se prendeva fuoco, era una strega. Anche Katarina Hahn fu sottoposta a una prova del genere. Nel suo caso, il giudice controllò se avesse un'escrescenza o un neo sulla pelle. La procedura era semplice. Si incideva la cute. Se non usciva sangue, si era condannati per stregoneria. Questa maschera era adoperata per un tipo di supplizio raccapricciante. Veniva arroventata e in seguito poggiata sul volto del prigioniero. Si pensava che coloro che svenivano fossero protetti dal demonio e quindi venivano messi al rogo. Nei processi per stregoneria si seguirono le direttive contenute in un libro che descriveva le tecniche da usare negli interrogatori a streghe e maghi. Si intitolava Malleus Maleficarum, o Martello delle streghe. L'invenzione della stampa favorì la diffusione del testo, i cui autori erano due monaci domenicani dell'Alsazia.
si pensava che le donne fossero inclini a fornicare col demonio e a costituire sette con lo scopo di recare danno a uomini e animali. In questo scritto si dichiarava guerra a chi stringeva un patto col maligno. In quest'epoca oscurantista si era ossessionati dalla paura delle streghe e del diavolo. Anche Martin Lutero temeva che le fattucchiere e il demonio potessero fargli del male e tentare la sua anima. La leggenda narra che il monaco una volta lanciò un calamaio contro il diavolo. Non ci deve essere pietà per streghe e fattucchiere. Le metterei al rogo di persona. Chi pratica le arti occulte si prostituisce col demonio. La commissione sulla stregoneria agiva in fretta, ma compilava verbali dettagliati. Dalla documentazione risulta che il cancelliere Hahn si recò subito presso la corte imperiale a Speyer per chiedere sostegno legale. Sperava di riuscire a salvare i suoi familiari. Purtroppo, nessuno avrebbe potuto aiutarlo. I membri della commissione facevano ricorso al testo sulla stregoneria per stabilire se una donna fosse una fattucchiera. I supplizi infitti erano estremamente crudeli. Dai verbali che descrivono le prime torture cui Katharina Hahn fu sottoposta, risulta che essa rinnegò Dio. I documenti conservati a Bamberg elencano dettagliatamente le sevizie che subì prima di morire. Alla donna è stata applicata la morsa alle gambe, si lamentava e chiedeva di morire, ma continuava a negare le accuse. Poi fu posta sul tavolo di tortura per 75 minuti. Allora confessò che il diavolo l'aveva sedotta 25 anni prima. Si era pentita e ammetteva ogni cosa, chiedendo ai signori presenti di perdonarla. Ma essi non ebbero pietà. A Bamberg, Katharina Hahn venne condannata a morte. Tempo dopo, la stessa sorte toccò alla figlia maggiore e al marito, ma la persecuzione contro questa famiglia non si fermò. La commissione voleva liberarsi di tutti i testimoni. Per questo arrestò gli altri componenti della famiglia. Vennero condannati al rogo. Nel 1628 tutti i membri del gruppo familiare erano stati uccisi. Nei due anni successivi, nella sola città di Bamberg, parecchie centinaia di persone morirono nello stesso modo. I membri della commissione per la stregoneria scrivevano vicino al nome di ciascun giustiziato: riposi in pace. Alcune persone, come Friedrich Spee, sapevano per certo, o intuivano, che neanche uno dei condannati era colpevole, né meritava la morte. In questo archivio a Poznan, in Polonia, sono stati scoperti alcuni documenti molto interessanti. Vennero compilati da un uomo che molti definiscono la personificazione del male, Heinrich Himmler, capo della SS della Germania nazista. Egli creò una commissione incaricata di riunire tutto il materiale disponibile sui processi per stregoneria. Questa raccolta di documenti contiene lunghi elenchi con i nomi delle vittime dell'epoca. Come mai Himmler si interessava all'argomento? Voleva raccogliere informazioni per gettare discredito sulla Chiesa? Oppure desiderava trarre insegnamento dalle antiche strategie del terrore? Nemmeno gli archivi delle SS forniscono indizi per svelare questo mistero. Negli elenchi di Himmler troviamo riferimenti anche al processo contro Katharina Hahn e i suoi familiari. Gli appunti presi dai suoi collaboratori elencano, sotto 57 voci, ogni informazione sugli accusati e sullo svolgimento del processo: nome, indirizzo, stato civile, religione, proprietà. La fonte è l'archivio di Stato di Bamberg.
Dopo la morte di Friedrich Spee von Lagenfeld, il suo libro Contro la caccia alle streghe ebbe un enorme successo. Eppure le condanne al rogo vennero eseguite per altri 150 anni. In Germania, la persecuzione durò fino al 1775. Anche in Spagna l'azione dell'Inquisizione fu lenta a morire. Nel segno della croce c'è un trucco. Padre, Figliuolo e Spirito Santo! Ma c'è un trucco! Stai bestemmiando! Vattene! Vattene, torna da dove sei venuto. Il sacramento della confessione! No, c'è un trucco! C'è un trucco! Lo vede che qui, qui, non c'è niente! Sì, la fronte è il Padre, il cuore è il Figliuolo, a sinistra c'è lo Spirito Santo, ma qui che c'è? Che cosa vedi? Chi è il quarto? Lo sa lei? Va via! Il quarto è il diavolo!